what we call dedication. Allora, perché sei su sto coso? Oh, io vado a fare la doccia e torno. Ok. Allora, per colpa di Savius ho dovuto interrompere il video che stavo a fare. Perché è un coglione, mi ha fatto costruire il plesio male. Perché avevo costruito il plesio per tamare questa cazzo di manta con le piattaforme che partivano da qui. Invece no, hanno messo i quattro pilastri con i tetti. Perché sennò la manta con quel cazzo di pungiglione di merda colpisce il plesio. In questo caso Magic sorriso. Allora, quindi si ricomincia da capo. La prima cosa, mettiamo solo scuba, se non andiamo affogati. Famo la fine del porcino, famo. Adesso mentre mi vado a tamare questa bella mantina con Magic Sorriso che ci darà una mano, vi spiego pure che è successo sul 600 su The Center. Allora, intanto avete visto la struttura com'è, no? Quindi fate le tarantelle, come si deve costruire. Una cazzata. 4 pilastri, 8 tetti, 12 porte e il gioco è fatto. Due ve le portate dietro perché una volta che entra la manta le dovete montare, come andremo a vedere adesso. Vabbè, adesso mentre cerco una bella manta. Aspetta un attimo, sto sullo zero. Angler gel e posso, si parte. Allora, che è successo su The Center? Come ben sapete, siccome noi siamo dei cagacazzi, là c'è stava un Alpha Tribe, che Alpha Tribe non è, perché praticamente erano 10 tribù messe insieme, che venivano da server che non erano The Center, dove sono state sempre wipeate i bimbi minchia. Venivano da quei server e hanno deciso di mettere 10 tribù insieme per fondare una tribù gigante. Ecco perché noi siamo andati là su quel server, per rompergli il culo. Solo che è successo che noi abbiamo giocato 3 giorni su quel cazzo di server. 3-4 giorni, quant'era? Avevamo fatto un bunker di metallo come ce l'avevamo qua. Il problema qual è? Che non è per noi, per noi non è stato fare il bunker, è stato i pet, perché ci voleva tempo per fare uova dei Quetzal, per andare a Tamangiga o cazzate varie. Poi ci ha rovinato pure l'aggiornamento che ha tolto le torrette sui Quetzal e cose varie. Vabbè, che è successo? Siccome stavamo a tenere un profilo basso, sti stronzi però ci hanno sgamato, perché hanno trovato i video nostri su YouTube, hanno googlato, il Savius faceva finta di SN2-3, gli diceva a questi, invece poi ci hanno sgamato e ci hanno wipato. Quindi che è successo? Savius ha provato a tenere un profilo basso, però come sapete, si è visto il modo nostro di giocare, che abbiamo tirato sul bunker e cose varie, hanno capito che volevamo rompergli il culo. Si sono messi il quarto giorno che stavamo connessi e se hanno deciso di raidarci. Solo che hanno fatto i stronzi? Hanno trovato un bug per il Quetzal, in modo che sono venuti con il Quetzal con le torrette. Tu pensa che cazzo di tipi questi.
Però io dico il Quetzal con le torrette. Buggato Liviro, ti rendi conto, porco il clero? Allora, un'altra cosa che ci è successa, brutta, 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 regà, che avevamo costruito, ci sono dei pilastri su The Center, a parte che sull'altro video si vede pure, mi sa, o no, stavamo giù, o quel video che ho fatto stavamo giù, mi sa. Vabbè, avevamo costruito il bunker su un pilastro in alto, e quel cazzo di bunker ci aveva il 7 per, quindi stronzi, che è successo? Sono venuti con i lanciarazzi, dopo che ci hanno scaricato le torrette da un lato, ci hanno buttato giù tutto il bunker. Quindi praticamente ci hanno wipato. E non potevamo fare più un cazzo. Quindi siccome abbiamo questo da server, non è che mo se potevamo mettere là a combattere, a far perdere tempo chi cecchini, a buttare giù i Quetzal, le stronzate varie come siamo abituati a fare. Perché se no non c'avevamo tempo da dedicare a sto server. Lì volevamo semplicemente entrare tranquillamente, giocare senza che nessuno rompeva il cazzo. E poi quando era, se cresceva dopo una settimana o due, e si andava a raidare Alpha Tribe. E invece non ci sei riuscito. Quindi per quanto riguarda The Center, sul server 613 non ci vedrete più, mannaggia al vostro clero. Perché abbiamo trovato un Alpha Tribe di caga sotto. Che poi, vi ripeto, non è una tribe, quella sono tante tribe messe insieme. Proprio perché non ci hanno i coglioni. I co-ones. Pensate che noi dopo 3 giorni col bunker, questi sono arrivati di sera appena avevamo disconnesso, che avevano detto no, tranquilli, inveraidamo, perché abbiamo capito che voi siete tranquilli, non state a romper cazzo a nessuno. Sono venuti dopo che ci siamo disconnessi. L'Alpha Tribe che da 2 mesi stava sul server, capito? Cazzo dei tipi. Vergognosi proprio. Che cazzo ci giocano a fare? Queste sono le classiche Alpha Tribe che svuotano il server. C'hanno paura di gente che potrebbe contrastarli e li blocca. Quindi sul 613, ragazzi, noi non ci andiamo più. Mo se troveremo un altro server per non rompere il culo. Ma adesso ci abbiamo da fa sul 97 perché sono entrate. Mo non vi posso fare nomi. Sono entrate 2-3 tribù veramente cazzute. Quindi adesso ci stiamo organizzando per buttarle giù. Non faccio nomi perché immaginate che succede se no. E intanto oggi ci andiamo a mettere una bella manta rilassante. La troviamo. Allora, raga, una volta trovata, ve ne faccio vedere due le tattiche. O la aggrate e la fate entrare in una struttura del genere, e poi mettete l'ultimo muro. E il gioco è fatto. Il muro dietro, lasciate aperto soltanto un muro. Io avevo lasciato aperto questo. Entrate, uscite dall'altra parte. E è fatto, il gioco è fatto. Lei rimane incastrata. Stessa identica cosa si può fare sul plesi con una struttura del genere. Però la struttura, come vedete, è fatta con 3 pilastri. Perché se no riesce a colpire il plesi da sotto. Ho adottato quest'altra tattica perché ho trovato una manta a 92. Sono un paio d'ore che giro e non ne riesco a trovare una al 120. Me la faccio abbassare al 92 perché è veramente tosta. Già da così vi stacca la testa la manta. C'è un danno elevatissimo e soprattutto, come vedete, io ho scuba ascendente e cazzate varie, ma riesce a colpirte comunque sia perché trapassa l'armatura, non la conta la manta d'armatura. Ecco perché fa 150-190 di danno a botta. Quindi con 2-3 botte siete morti. Vi consiglio di portarvi Bug Repellent e Medical Brew in modo da disaggrare la manta. Se la manta è disaggrata, gli dovete dare un Angler Gel ogni minuto. Se la manta non è disaggrata, un Angler Gel ogni 20 secondi. Vuol dire che se sta menando è meglio. Cioè, se sta incazzata è meglio, se non sta incazzata è peggio. Però se sta incazzata e vi tocca, so cazzi. Quindi state molto attenti e dovete fare questo giochetto. Avanti e indietro per non farvi toccare. Adesso aspettiamo un attimo, non vi faccio vedere tutta questa tarantella. Ci rivediamo ora un pochino. Allora, raga, io ho quasi fatta. Come vedete sono tutto rosso perché mi ha colpito altre 5-6 volte. Ho usato 20 medical brew. E ecco perché vi dico di portarvele. È veramente tosta. Già al 92 è come se sto tama a 120. Quindi ricapitoliamo veloce veloce. Per tamare una cazzo di manta si può fare in vari modi. Una, o la stessa struttura che vedete qui la montate su un pet, ma la fate a 4 che è molto più comodo farla entrare. Così come ho fatto vedere prima. Sempre aggrandola e poi uscite da una porta e la chiudete. Oppure la fate così sulla spiaggia, che è il modulo secondo me più semplice, che non vi crea problemi. O
Oppure c'è un altro metodo, venire con un T-Rex all'acqua medio-alta dove può toccare, perché se state su un pet lei non mena il pet, quindi rimane giù, scendete, gli date da mangiare, però quella è una tecnica un po' pallosa, è soprattutto rischiosa, è meglio se sta chiusa, è molto più semplice, portate in un per uno, avete fatto. Vediamo quanto manca, adesso nemmeno sta incazzata perché c'ho il bug repellent. Ok, gli dovrebbero essere altri due pezzi di angle e dovrebbe essere fatto. Semplice, semplice, ragazzi. Questo è un pet devastante. Ci potete fare perle, ci potete fare tante cose sott'acqua. E soprattutto c'ha tanto danno e trapassa le armature. Ok, gliene manca una, ragazzuoli. Si è rincazzata. Se mi tocca, sono pure morto. Quindi devo stare, no, attento a qualcosa di più. Che la vita non mi sta risalendo più. Sono rimasto fisso a 69. Ho finito le medical. Quindi qua sono dolori. Eccola qui, raga, gliel'avevo fatta, porco il clero. Ci sono voluti più di 20 minuti, comunque, vi posso dire. Maschio, femmina, maschio. È un maschio che si chiamerà Samantha. Allora, brutto testina di cazzo. Possiamo anche togliere questa cazzo di fondamenta, finalmente. Sei libero, non penso più mi romperai i coglioni adesso. Giusto, Samantha? No, Samantha vogliamo. Ok, perfetto. Guardate che spettacolo, cazzo! Non mi mozzica. Non mi pare vero vedere una manta che non mi mozzica, raga, perché ci ho provato talmente tante volte. Pure sul 613 le server a far cazzate nell'acqua e rompevano veramente i coglioni, porcaccio il clero, vi posso assicurare. Vediamo un attimino, gli mettiamo la super sella e il gioco è fatto. Porco due, che fissa! No, vabbè. Regà, aspetto che si fa giorno e vi faccio vedere perché è uno spettacolo sta cosa. Vabbè, regà, guardate che cazzo di spettacolo. Ho aspettato che si faceva giorno. C'è la manta, ragazzi, può. Ho scoperto che la manta può saltare, porco il clero. Saltare, porco il clero. Saltare. E guarda quanto cazzo corre poi. Cioè, questa è meglio di un delfino fare le perle. Per fare le perle con questa. Ah, comunque, raga, basta cacciarare. La manta è stata tamata. Mi sono perso Magic Sorriso. Che vi dà un super saluto. Con questo sorriso smaliante. Grande Magic Sorriso. Ricapitoliamo veloce, manta tamata. Vi ho spiegato che è successo sul 613. Quei cagasotto hanno fatto quello che hanno fatto perché c'avevano paura che continuavamo a giocare. Adesso Magic Sorriso è sparito. Strano. Io porto. Ecco. Io porto tutti in base. Io porto. Oh cazzo, mi sta a morire la manta. Oddio, ragazzi. Stavo portando la manta in base, ho appena scoperto che se soltanto la fate uscire dall'acqua crepa, ha perso quasi tutta la vita, quindi mi raccomando non la fate uscire dall'acqua sulle coste, perché ve moro, ho scoperto un'altra cosa. Comunque ricapitoliamo. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, lasciate un commento qui sotto, per te che non sei iscritto iscriviti al canale se stai fuori di testa come tutti gli altri iscritti. E ci vediamo domani con un prossimo video. Un saluto da Samanto e da Magic Sorriso che già ve l'ha dato. Bella regà. Ricordiamo che qua siamo sul 97 e se ci volete venire a trovare vi accogliamo a braccia aperte. E coi lanciarazzi. Anzi, non è vero, regà. Se vi comportate bene non vi raidiamo i virus. Bella regà. Manta fortissima, ma non la fate appoggiare fuori le coste, intorno alle coste, ragazzi. Se no esplode. Ah, un'altra cosa, giocate solo su server ufficiali, se ve becco sui privati valete meno di zero. Imparate a giocare, bello.